Allora, abbiamo sistemato la base del foro stenopeico. Alla base del foro stenopeico abbiamo messo lo zero e sono le 12:22 e 20 secondi al fischio. L'immagine solare si sta avvicinando alla meridiana che abbiamo materializzato con questo metro. Il bordo superiore del sole è 4 metri e 6, il bordo inferiore è 3 metri e 96, quindi la media è 4,01. 4,01 a cui dobbiamo aggiungere un pezzettino di 5 mm. Intanto abbiamo il primo contatto con la linea meridiana alle 12:22:55. Quindi è 4,01,5 che va diviso per l'altezza del foro stenopeico che è 2,58,5. 4,01,5 diviso 2,58,5 dovrebbe dare 155, 1,55, che è quel numero che abbiamo visto prima. 4, 01 e 5, che è proprio la a media, 401. 401,5, sì. In realtà 2,5 diviso 2 2,58,5, in realtà qui la media la stiamo vedendo è tra 406 e 2, 1,55 319. sì, in realtà è 406 e 3 fatto mediato con 5, con 3,96 e 3, quindi è 401 e 3 nella media, quindi 401 e 3 diviso quel numero là. Ecco, adesso abbiamo il passaggio meridiano. E qua ti puoi risistemare le bussole. Eh sì. Ecco, il passaggio meridiano così a occhio adesso, 12, 24 e 36, ci siamo. Mi dice che è nord. Non è Beh, la linea è possibile. nord-sud. Ma quello è sud e nord dovrebbe stare qua, Sì. questo mi dice il contrario. Aspetta un minuto. Vai. Sì. Ecco l'uscita dalla meridiana. Abbiamo visto pure il passaggio di qualche uccello che si è formata l'immagine al contrario. Quindi siamo a una volta e mezzo, 1,55, una volta e mezzo l'altezza. Beh, ma è buono come risultato. Allora, 12:22:55, adesso abbiamo il passaggio, il contatto dall'altro lato che ci permette di valutare l'istante del transito meridiano. Cioè più o meno adesso, 12:26 e 10, quindi 23 con 26 è 20, 24 e mezzo. 24 e 32 e mezzo E ci abbiamo sulla coscienza la abbiamo dato. dove Ecco c'è. qua, questo è il foro stenopeico illuminato.